Amici di Radio Bruno, che emozione riaverla qui con noi! Ha impreziosito la serata di martedì sera dell'Ariston, è la più grande rocker italiana, un artista che ha alle spalle 50 anni di musica, sto parlando di Loredana Bertè. Sul palco dell'Ariston abbiamo sognato con un medley di alcuni purtroppo dei suoi più grandi successi e abbiamo ascoltato insieme in anteprima mondiale il nuovo singolo Figlia di. Quindi Loredana, ti chiedo subito di commentare per noi questa canzone, che significato ha? Un inno di emancipazione femminile, è un inno per tutte le donne. Figlia di è il mio nuovo singolo che esce il 3 marzo per la Warner Music. Mi raccomando, non perdetevi lo show con Alberto Matano, la mia rockstar ormai preferita, una bomba, che andrà in onda. Il 9, sono preparata! Ah, fantastico! E guarda, tu lo vedi tutto compito, tutto perfetto, tutto bello, col suo amplomb, tutto un altro mondo con me, è tutto diverso, è la mia rockstar preferita. Guarda, abbiamo fatto uno show pazzesco, grazie a lui, e io mi sono sentita molto più sicura e contenta di avere a mio fianco un ragazzo veramente fantastico come Alberto Matano. Ringrazio. Senti Loredana, ma una rockstar come te ha bisogno di qualcuno che dà sicurezza, dimmi la verità, dai. Sempre, io sono sempre terrorizzata. Saranno passati quasi 45 anni, 50? Sì, dal mio primo ingresso su un palco. Ma l'effetto è sempre lo stesso, non c'è niente da fare. Io sono terrorizzata prima di entrare. Appena comincio a cantare mi calmo e comincio ad assimilare, a respirare più che altro e concentrarmi in quello che canto. A proposito di sensazioni, volevo chiederti com'è passare da 2 anni fa standing ovation di tutto il teatro Ariston a quest'anno con il vuoto totale davanti. Ma sai, io pensavo a quelli a casa, il vuoto sì, ma mi ha fatto anche un po' comodo, diciamo, perché non ho avuto quell'ansia che c'è sempre con il pubblico che di solito è esigentissimo dell'Ariston e che con me si è scatenato nel 2019 con 4 standing ovation e i cori da stadio l'ultima sera. Chi se lo scorda? Nel mio cuore, io per me erano tutti cartonati prima. E invece quest'anno mi sembrava quasi quasi di essere un po' più rassicurata dalla mancanza del pubblico, perché sapevo che stavano a casa e quindi un po' meno terrorizzata da quel palco e diciamo un po' più sul mood prove, ecco, prove ma toste. Alla faccia delle prove! Se queste sono le prove, e uno poi quando va al concerto... Mi sono scaldata la voce! Mamma mia! No, allora devo dire, io ero tra quelli nel 2019 in una sola serata purtroppo che si è alzata per te, perché non ho mai sentito nessuna così, e non lo dico perché ti sto intervistando, anzi questo pezzo lo tagliamo così, no, non voglio che sembri, ma... È tutto normale, tutto naturale, tutto... È tutto spontaneo, tu sei spontanea, perché lo devi tagliare? La tua potenza è infinita e ti dirò che questa sera è arrivata anche tramite le telecamere, che è una cosa pazzesca, Loredana. Canti delle canzoni che hanno sul groppone un sacco di anni e sembrano uscite ieri e sono ancora fresche, sono ancora meravigliose. Le cantiamo da 20 anni, da 30 anni, eppure hanno quella magia che solo la bella musica ha, con una grande interprete che le porta su un palco. Sono state uscite addosso a me da grandissimi autori, Fossati, Ruggeri, che sono grandi. Sono grandi e hanno puntato sul cavallo vincente. Cioè, è stato una... Nel luogo giusto, al momento giusto. È stata, pensa, tutta un'idea di Mimì. Perché Ivano in quel periodo non lavorava molto, aveva appena finito di fare il disco di Mimì ed era libero. E Mimì gli è venuta questa idea, ha detto perché non produci Loredana? E lui
accettato molto felicemente. Quindi pensa che poi abbiamo collaborato 5 anni insieme. Ed io quanto ho imparato da Ivano Fossati, non sai, non ne hai la minima idea, perché mi ha insegnato a scrivere le canzoni, che poi ho fatto dei pezzi tipo Mi manchi, La luna, non so, non assi- no, non, Amici non ne ho, ne ho fatte tante. Insomma. È l'ultima, figlia di... Con Paola e Chiaravalli, che è il mio produttore. Che già noi sappiamo, già noi balliamo. C'era bisogno di un po' di leggerezza, nel senso leggerezza, in realtà il testo comunica tanto, però leggerezza che sa un po' di spiaggia, che sa un po' di voglia di muoversi. Un'emancipazione femminile proprio, è quello, e con un po' anche di ironia. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Enka Plast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore,